Ciao a tutti amici dell'incazzato.it. Oggi ci troviamo nel quartiere di Fuorirotta, Cavalleggeri, in particolar modo nella struttura Skating Club Edellandia, in compagnia di Claudio Scala, che è un allenatore federale FIP, e ci racconterà innanzitutto l'eccellenza, che forse pochi conoscono, del pattinaggio a Napoli, ma è arrivata anche a livelli italiani e mondiali, e poi anche i problemi, le difficoltà che oggigiorno incontrano, purtroppo condividendo la loro bellissima e eccellente realtà con la città di Napoli. Ciao Claudio. Ciao, un saluto a tutti. Io faccio parte appunto degli allenatori federali FIP. Ormai sono più di 20 anni che faccio allenatore di pattinaggio artistico. Come premessa vi vorrei dire che a Napoli e in provincia ci sono ben 26 società di pattinaggio artistico e pochi sanno di questa realtà, e quindi già da questo si può andare a capire che un campionato regionale in Campania di pattinaggio artistico porta dei numeri di atleti molto alti, nonché anche un livello molto alto. Infatti in Campania c'è la presenza di una vastità di atleti che fanno parte della nazionale italiana di pattinaggio artistico, tra cui abbiamo un vice campione del mondo di categoria junior, una campionessa del mondo e più atleti che hanno fatto varie tipologie di gare, tra cui Coppa Italia, Coppa Germania e campionati europei. Qui in Campania sono proprio atleti nati e cresciuti nella situazione di Napoli. In particolare la mia società, che si chiama Skating Club Edellandia, è situata nel quartiere di Cavalleggeri, un quartiere certamente non medio-alto ma definito forse medio-basso, all'interno del quale c'è la nostra struttura che ci vedete qui intorno. È una vera e propria pista di pattinaggio che nel gergo viene chiamato pattinodromo di pattinaggio, all'interno del quale si vengono ad allenare più di 120 atleti, tra cui abbiamo atleti che vengono anche da altre regioni, che hanno proprio scelto di allenarsi qua all'interno della nostra società, in quanto la nostra attualmente è la terza società in Italia su circa più 650 società in Italia, e sono tre atleti che vengono dalla Puglia, dalla Toscana e dal Friuli, e per noi questo è un grande prestigio. Addirittura abbiamo istituito una piccola casetta preso in fitto qua vicino all'impianto, dove l'abbiamo denominata casa atleti, perché proprio gli atleti dormono e diciamo mangiano nelle loro giornate intense di allenamento. Ritorniamo subito a perché noi siamo incazzati. Fondamentalmente siamo incazzati perché a Napoli, ma da Roma in giù, non esiste una pista di pattinaggio coperta, e noi abbiamo il più grosso problema: nonostante riusciamo a mantenere dei livelli altissimi di qualità di atleti, non riusciamo a rendere l'allenamento quotidiano durante tutto l'anno. In inverno abbiamo grossi problemi, perché quando piove, quando fa freddo, i nostri atleti o non si allenano o si allenano in delle condizioni pessime, ma questo vale per la mia società ma per tutte le altre società. E quindi la nostra richiesta è che questi atleti, questo grande numero di atleti, abbiano un posto coperto dove allenarsi. La nostra richiesta è stata rivolta da vari anni a varie persone, politici, al comune. Proprio in quest'ultimo anno vicino a noi ci sono stati sia il presidente di Bagnoli Futura ma anche il nostro sindaco De Magistris. Siamo stati accolti da lui dopo che il nostro atleta Enrico Sansone è diventato vice campione del mondo, grandi complimenti, e ci aveva garantito un forte aiuto per riutilizzare questo famoso pattinodromo che è stato creato all'interno della struttura sportiva di Bagnoli Futura. Sembrava quasi tutto ormai all'attimo, all'istante, pronti per entrare, ma poi per delle situazioni di sequestro anche questa struttura è stata bloccata. Caso vuole che proprio all'interno di questa struttura ci sono due grandi piste di pattinaggio: la prima pista scoperta, la seconda coperta addirittura 25x50, ed è stata effettuata proprio a regola d'arte, una vera e propria pista che potrebbe ospitare degli eventi importanti, campionati italiani, campionati internazionali. E infatti io mi sono proposto quest'anno in federazione di organizzare un campionato internazionale, la Coppa Italia, qui in Campania, ma purtroppo l'ho dovuta spostare nel comune di Pozzuoli, perché è il comune che mi ha dato disponibilità gratuita del palazzetto a Monteruscello, e qui arriveranno 14 nazioni, compresa l'Italia. È un grosso movimento di atleti. Quindi noi chiediamo fondamentalmente: se non riusciamo ad avere questa struttura, ma almeno aiutateci a coprire questa pista che voi vedete. Perché quali sono i problemi riferiti poi alla copertura della pista, che voi poi come gestione in effetti ricoprite tutti i costi, cioè nessuno vi sovvenziona, voi di spese vostre comunque avete fatto la pista, l'avete messa comunque in sicurezza e quant'altro. Cosa chiedono e perché non potete avere questo permesso?
Allora, infatti, la nostra pista noi l'abbiamo, diciamo, creata, rigenerata dai nostri genitori, io l'ho riguardata tutta insieme ai miei fratelli, l'abbiamo resa regolamentare, l'abbiamo messa nelle migliori condizioni, ma naturalmente all'aperto, quindi il problema esiste e ci sarà ancora. Abbiamo chiesto più volte un permesso, abbiamo fatto anche un progetto, però ci è stato dato un permesso solo per la copertura parziale di 500 metri quadri, ma tutto ciò non ha un senso, perché come voi potete ben vedere sarebbe coprire metà pista e quindi comunque l'effetto non dà nessuna situazione di beneficio. Allora noi cosa chiediamo? Chiediamo aiutiamo, non chiediamo soldi, noi chiediamo che il comune ci dia una mano a livello di permessi per stare comunque tranquilli, perché comunque siamo in una zona particolare dove edificare non è facile. Chiediamo un permesso per creare una tendostruttura semestrale, quindi che venga smontata nei periodi di primavera e estate e che venga utilizzata nei periodi autunnali e invernali, in modo che i nostri atleti si possano allenare coperti, anche riscaldati, e che al tempo stesso possiamo fare un'attività invernale, perché poi i nostri atleti non fanno gare in inverno, sono completamente fermi, e di conseguenza dare spazio anche alle altre società, entrare, venire a fare gare, organizzare degli stage, perché gli stage in inverno portano molti atleti, più di 100 atleti ogni weekend, e cercare almeno sotto forma di autorizzazioni. Per quanto riguarda tutta la parte finanziaria, noi siamo una società per fortuna sana come ASD, ma forte, i nostri genitori ci danno una mano, io li chiamo i nostri sponsor ufficiali, i genitori, anche perché sponsorizzano non solo la società ma anche i loro figli, e ci darebbero una mano proprio a livello economico, ma poi c'è anche il credito sportivo che ci dà una mano. Anche la Federazione Italiana del Pattinaggio ha un progetto che si chiama Progetto 100 Piste, dove si ha un credito con dei tassi bassissimi, e addirittura la federazione ci coprirebbe una parte di queste spese. Quindi noi la parte economica ce ne occupiamo noi come società, come privati, ma fondamentalmente le autorità ci devono aiutare a coprire questa pista, o almeno dateci la possibilità a questi atleti di avere un allenamento continuo, perché i risultati noi li abbiamo, siamo anche forti, ma con dei sacrifici enormi. Mettiamo a paragone con degli atleti del nord, se i nostri atleti potessero avere la possibilità di allenarsi con una continuità tutto l'anno, io penso che diventeremo forse i più forti in assoluto, perché a Napoli ci sono atleti che hanno capacità ineguagliabili in tutte le altre parti d'Italia che ho visto, e un po' di esperienza nel pattinaggio ne ho a livello nazionale e anche internazionale. Proprio per questo, prima mi hai detto che in effetti lo scorso febbraio avete proprio avuto un incontro col sindaco insieme anche ai ragazzi che frequentano comunque la pista, che sono anche già dei grandi campioni. Cosa vi ha risposto il sindaco e voi cosa avete chiesto nello specifico? Allora, il sindaco è stato molto carino, perché ci ha convocato lui dopo che ha saputo i grandi risultati che ha avuto la nostra società, ma in particolare anche Enrico. Noi eravamo andati lì con tre richieste fondamentali. La prima era trovare un qualsiasi pezzo o terreno che sia usufruibile per creare una pista coperta, ma che comunque è la parte più dispendiosa per noi economicamente. La seconda era quella di aiutarci, come ho detto in precedenza, con dei permessi per coprire questa. La terza, che lui poi ci ha dato buone speranze, era quella proprio riguardante questo pattinodromo creato all'interno di Bagnoli Futura. Anzi, lui si era messo proprio in piena disponibilità con noi, ci aveva già proprio aperto tutte le porte. Poi, per sfortuna, per situazioni forse non legate a lui o neanche al presidente di Bagnoli Futura, purtroppo, come tutti sanno, Bagnoli Futura ha avuto un sequestro per varie situazioni, e quindi la situazione si è bloccata lì e non siamo riusciti poi ad entrare in questo impianto. Ad oggi non sappiamo questa situazione noi come si sta svolgendo, speriamo che stiano lavorando per sbloccare il tutto e quindi ridarci questa opportunità di entrare. E queste furono le cose dette dal sindaco e promesse dal sindaco in febbraio. Poi logicamente le cose vanno avanti, il tempo passa, e noi per fortuna ora siamo in estate e ci stiamo allenando, ma comunque l'inverno, come tutti sapete, dopo agosto è alle porte, e quindi noi con forza chiediamo aiutateci per fare questo benedetto pattinodromo coperto per gli atleti, o dateci un pezzo di terra che noi lo creiamo. Logicamente una pista c'è, è più facile coprirla o farne una da capo e crearla? Secondo me è più facile dove c'è coprirla e dare la possibilità a questi atleti di fare un'attività continua 365 giorni all'anno. Noi ti ringraziamo e ti facciamo i complimenti per le attività che svolgete quotidianamente. Vi facciamo in bocca al lupo e già ti dico che ti seguiremo in tutta la vicenda. Grazie. Grazie.